Siamo felici di annunciare la seconda edizione di Suoni d'Acqua, il festival che unisce i territori d'acqua. Per questa seconda edizione abbiamo una stagione autunno e poi ci sarà una stagione invernale. La stagione autunnale vede coinvolte le città di Cavarzere, Noale, Santa Maria di Sala come New Endri e il patrocinio della città di Chioggia. Abbiamo qui l'assessore alla cultura Ilaria Turati, i direttori artistici di Musica Chioggia, Pietro Perini e Gabriele Vianelli. Suoni d'Acqua ha avuto un cartellone molto importante nella precedente edizione, dove era coinvolta anche la città di Adria. E la stagione autunno abbiamo fatto una scelta di dividere in stagioni in modo tale che l'impatto anche comunicativo sia più importante per poi successivamente passare agli spettacoli della stagione invernale. E questa stagione vede 7 spettacoli che inizieranno a breve il 21 e si concluderanno al 9 di dicembre. Per noi è un piacere, insomma, accogliervi nel nostro comune. Grazie, perché dall'esperienza dell'anno scorso, insomma, a noi è piaciuta tantissimo. Ci piace le sinergie con gli altri comuni, perché insomma con Chioggia, Noale, Santa Maria di Sala e Cavarzere, insomma, siamo un quartetto, insomma, importante. Suoni d'Acqua, per noi nel nostro territorio l'acqua è importante. Cavarzere è divisa da un fiume Adige, e che comunque divide il nostro territorio in due. E l'esperienza purtroppo dell'acqua durante l'alluvione, che questo è il periodo purtroppo, cioè si ricorre la grande alluvione del 51. Sì, Cavarzere sarà presente nel periodo autunnale e cominceremo il 29 di ottobre con Filaments of the Existence, che è una modern jazz. Proviamo, insomma, facciamo un'esperienza di modern jazz, lo portiamo sul nostro teatro Ludo Serafine, e poi sarà presente Missing Bell 18, vero? Sì, 18 sì. Di novembre, che è l'omaggio a Prokofiev, e sarà i 70 anni, insomma, della sua opera. Gli appuntamenti quindi del 21 e del 28 di ottobre, che saranno tenuti alla sala convegni dell'Hotel Due Torri Tempesta di Noale. I due gruppi sono uno finalista del premio Tomorrow Jazz, con cui quest'anno abbiamo una forte collaborazione. Il premio Tomorrow Jazz è una rassegna dedicata ai giovani sotto i 30 anni che si svolge al Teatro La Fenice verso la fine dell'anno, fine novembre, primi dicembre, e che dà l'opportunità a giovani artisti, a giovani compositori, a giovani esecutori del mondo del jazz di misurarsi in questo contest, dove vengono segnalati, premiati e proposti alle associazioni concertistiche. Noi siamo una delle associazioni che ha assunto questa proposta da Veneto Jazz e abbiamo svolto più di un concerto quest'anno con i finalisti del concorso. Simone Locarni, nello specifico, è uno che non ha vinto il concorso, è arrivato in finale, ma ha avuto una segnalazione, una menzione speciale per la sua originalità, per la sua maniera di suonare e di porsi nei confronti della musica jazz come nuovo interprete e nuovo compositore. Poi il 28 invece avremo un duo, Amilcar Soto Rodriguez, che è un compositore, musicista peruviano, e che ha avuto delle ottime collaborazioni. Ne cito una per farvi capire, insomma, le sue composizioni sono state suonate dai solisti veneti con solista Susanna Bacca, che è una decana della voce del repertorio sudamericano. Potete vedere
un sacco di dischi, quindi un'artista famosa e pluridecorata, ecco. In questo concerto a Milcar si propone in duo con Alfonso Deita al sassofono e flauto, in un appunto un concerto dedicato prevalentemente alla musica latinoamericana, non brasiliana questa volta, ma di altra natura, latinoamericana più in generale. Veniamo a Cavarzere, finalmente siamo arrivati a Cavarzere il 29 di ottobre, la domenica pomeriggio. Avremo questo duo Filament of Existence, che sono due ragazzi giovani, che finalisti anche questi del premio Tomorrow Jazz, che hanno praticamente hanno fatto questo progetto in cui la musica è supportata anche da live electronics, da effetti, quindi interagiscono con computer e con basi preregistrate. Questo a segnare un po' anche la modernità del progetto, in cui vediamo che i nostri ragazzi sono sempre con qualche device e loro lo stesso hanno deciso di interagire con il loro computer, e quindi vedremo cosa ci propongono. Ultimo concerto di jazz sarà svolto a Chioggia il 9 di dicembre ed è la presentazione di un CD a cura del duo Ponchiroli e Castelli, Marco Castelli e Marco Ponchiroli, che ci propongono una serie di musiche tratte e dalla musica classica e dalle colonne sonore. Cito qualche nome: John Williams, Morricone, e trasformano questi temi famosi in opere dinamiche che poi, come di solito si usano nel jazz, danno luogo ad improvvisazioni e a giri che ricordano queste melodie, ma poi di fatto partono e vanno anche in altri luoghi. Allora, in primis il concerto di Santa Maria di Sara, che non è nel cartellone questo perché è domani il concerto, è domani, quindi, però il sindaco assessore alla cultura, quindi il sindaco della delega assessore alla cultura, la dottoressa Natascia Rocchi, è stata felicissima di aderire quest'anno al circuito Suoni d'Acqua Festival. Domani questo concerto nell'auditorio che c'è dentro Villa Farsetti, l'auditorio Teatro Sandro Pertini, che è questa sala bellissima, anche questa, tutto col soffitto un po' simile a questo, e proporremo un concerto lirico, un concerto per solisti, coro e pianoforte, dove era proposta una selezione dei Carmina Burana di Karl Orff, e abbinato così a Giuseppe Verdi, quindi ai cori più popolari, più famosi, le musiche più famose di Giuseppe Verdi. Un po' il tema è di questo programma è la luna, infatti anche il titolo un po' sottolinea questo, infatti sarà questa apertura, insomma, su questa selezione, prima parte di Carmina Burana di Orff, e una seconda parte che apriremo proprio con un pezzo di musica da camera di Giuseppe Verdi, Guarda che bianca luna, proprio per stare in tema e di collegamento fra i due musicisti. Quindi è un tema, un concerto che avevamo già programmato d'estate e che abbiamo voluto così riproporre a Santa Maria di Sala. L'altro concerto invece molto importante che proponiamo invece qua a Cavarzere, quindi qua proprio al Teatro Tullio Serafin, è il concerto del maestro Costa Guglino, un maestro famoso sia come solista, sia per aver suonato per diversi anni con Giorgio Cicoschi, e nonché docente da anni di corsi di perfezionamento che abbiamo a Chioggia, che ci proporrà un omaggio a Prokofiev. Quest'anno ricorrono i 70 anni della morte di Prokofiev, e quindi ci sarà un omaggio a questo autore russo, e chi più di lui e della moglie Miomira Vitas, che è una specialista della musica da camera russa, proporranno questo programma
una parte dice il pianoforte e una parte canta il pianoforte. Ultimo concerto classico, il concerto di Natale che faremo a Chioggia con l'aiuto e la collaborazione del Rotary Club di Chioggia. Sarà anche motivo per pubblicizzare un service che fanno i soci del Rotary Club di Chioggia. Sarà un concerto che proporrà il Glorio di Vivaldi per soli, coro e orchestra d'archi, e una seconda parte proprio di musiche natalizie, quindi un programma prettamente natalizio, un programma alternato tra proprio classica e jazz. Sì, un programma alternato tra classica e jazz, e c'è un perché di questa scelta. Molto spesso ci chiedono, ma perché jazz, classica, etnica, mettete tutto in un unico cartellone? Bene, esistono, voi lo sapete, i nostri direttori artistici sicuramente meglio di me, molti generi musicali, ma ciò che a noi preme è sempre mettere insieme quello che è la nostra storia, le nostre radici, insieme poi a quello che diviene modernità. Quindi per quest'anno siamo riusciti a creare un cartellone che abbia dentro la musica classica che è un fondamento della nostra cultura. Lirica. Ma adesso si dice, ma magari i giovani non amano più la musica classica, ma sì, forse. Però la musica classica oggi come oggi sta tornando tantissimo e con molta forza. Perché? Perché ci sono studi scientifici, e quindi non sono solo degli appassionati a dirlo, che riesce a calmare la nostra mente, quindi noi la metteremo sempre perché ha delle radici troppo forti, gli studi scientifici ormai dimostrano che fa davvero tanto tanto bene, e poi a fianco a questo arriva ovviamente tutto quello che è stata la storia, quindi il jazz, un jazz di tipo anche innovativo che dà spazio ai giovani, una musica etnica con il nostro concerto di musica latinoamericana d'autore, fino a poi ad avere addirittura una commistione col concerto del 9 dicembre di Castello con Chiroli, tra quella che è il jazz e la classica. Infatti questo concerto davvero viene definito jazz evocativo e lirico, no? Quindi veramente si ha un mix incredibile, tutto da scoprire. Ecco, bene, io porto i saluti di Eliberto Eulisse, che è il direttore della rete mondiale UNESCO e dei Musei dell'Acqua, del Centro Internazionale della Civiltà dell'Acqua, perché suoni l'Acqua Festival anche quest'anno, è stato realizzato in collaborazione con UNESCO. Porto poi i saluti del direttore di Epica dell'Acqua, che è la corsa che è appena stata qualche giorno fa nel Delta del Po, 100 km lungo tutto il Delta del Po, una corsa assolutamente sostenibile e che vuole dare risalto ai nostri territori e territori d'acqua. E porto i saluti, ho detto saluti da portare, di Anna Maria Tosato, che è l'assessore alla cultura della città di Noale, e poi del sindaco e dell'assessore alla cultura di Santa Maria di Sala, la dottoressa Natascia Rocchi, che visto che è l'ultima, insomma, la novità, ecco, per quest'anno, vi leggo brevemente il suo, che cosa vuole, insomma, che mi racconti oggi. È una gioia aderire alla seconda edizione di Suoni d'Acqua Festival. La musica può davvero veicolare messaggi importanti senza porre barriere linguistiche. Siamo entusiasti di condividere e divenire veicolo di sostenibilità, sensibilità e rispetto per l'acqua, elemento che dà vita. Per il comune di Santa Maria di Sala è un onore ospitare il coro lirico pattavino di